allenatore Valerio Baldovin con il vice Francesco Guarnieri. Qua vediamo il sestetto, suo vice. Piacenza stasera deve trovare la vittoria, quant'altro qua rivediamo anche che torna dal primo minuto e subito in salto e trova un ace pazzesco. Fa subito sentire la propria presenza, molto importante per la squadra di Baldovin, prendendo From e Nelly. Recine, Brizard per la Gumzia, non chiude, poi Saitta per Nishida che spinge il pallone, la difesa di Piacenza, la possibilità di rigiocata per Rossard che mette giù il pallone. Brizard per la pipe di Recine che si arrampica. Lo statunitense Max Holt non forza, tiene Maurizio. Saitta per il primo tempo vincente di Flavio, si va ad oltranza, 24 pari per Piacenza. Tiene Rizzo, Saitta per Nishida, fermato dal muro di Recine. Dei due saltatori dell'incontro, l'attacco di Nishida fermato da Recine. Due giocatori alti uguali che saltano. Davide Saitta, pronto la battuta. In allungo Rossard, Brizard per Holt. Vincente il primo tempo. Può non bastare, Recine al servizio, la piazza in allungo Rizzo, poi Candellaro, la copertura di Lagunzia, Scanferli in palleggio per Rossar che la piazza, la copertura di Saitta, Maurizio a palleggiare per From, fermato dal muro di Piacenza, prova a premere sull'acceleratore, Recine, la piazza, non benissimo Basic, deve correre Saitta ancora per Basic, la copertura di Scanferla, il bagger di Lagunzia, lo spinge di là Rossar, possibilità di free ball per Vibo, Saitta per From e poi il muro vincente di Rossar, volata poi la flipperata proprio del pallone fra i giocatori di Vibo, la vedete qua, parte finale. E altre due a Civitanova. Recine, Brizard si mette in proprio di Rossard che carica il pallone, picchia forte, tiene Maurizio, Saitta per la pipe di Basic, non chiusa bene la difesa, poi Lagunzia non chiude, possibilità ancora per Vibo, la smanaccia Piacenza, il bagger rovesciato di Scanferla, ancora terza possibilità per Saitta, fermato, passa, anzi no, passa Flavio, brasiliano Flavio, Recine, Brizard per Lagunzia, momento di attesa, viene chiesto il video check perché il pallone è stato visto fuori dagli arbitri, che arriva dal campionato polacco, la Luron. Primo tempo di Kaneski, vincente, 25-22, 2-0, lo andiamo a rivedere, Recine, Brizard, il primo tempo, al turno sempre Rossard, Chiaforte, tiene Rizzo, Saitta per Maurizio, si copre il muro di Piacenza, poi Recine, vincente! L'attacco del classe 99. Partenio al palleggio tra Macerata e Dappignano. Lagunzia mette giù il pallone da posto 2. Il suo centrale brasiliano al servizio. La prova a piazzare Rossard bene. Brizard per Rossard. La copertura di From. Candellaro in palleggio e poi il muro su Nishida da parte di Holt e Rossard. Normalmente nel Club Italia dal 2012 al 2017. Maurizio Partenio per Nishida. Con un grande attacco. Partenio al servizio.
Rossard, Brizard per la Gumzia che si rifà subito. Carica il pallone il tedesco, la prova a piazzare Kaneski, poi la pipe di Recine, vediamo se ci arriva Nishida, grande difesa, poi Maurizio, la copertura di Recine, poi la Gumzia, la copertura di Nishida, poi Maurizio, momento di carambolata, poi Nishida, la slash vincente di Maurizio, esplode di gioia la panchina di Vibo. Entrati sul servizio di Flavio, Rossard, corre Brizard per Stern, si chiude qua sul 25-23, la partita sofferta da parte di Piacenza, si chiude con il braccio violento di Tonček Stern, eletto MVP.